Mister, grande vittoria, vittoria di cuore, soprattutto dopo la dimostrazione di attaccamento dei giocatori in settimana al mister. Sì, dimostrazione di attaccamento, capisco, diciamo, la rabbia dei tifosi, io la rabbia dei tifosi relativamente, perché in questo momento mercoledì andiamo a Napoli per giocarci questi ottavi di finale di Coppa Italia. Siamo, mi sembra, a meno 2 dal Molfetta, potevamo avere qualche punto in più, questo è sicuro, è una squadra fatta per cercare di giocare a calcio, di vincere tutte le partite, tutte, di giocare per vincere, fuori casa ci manca qualche punto, secondo me anche per un po' di sfortuna, abbiamo perso sempre con un gol di scarto, insomma questo dimostra la bontà di quelle che sono state le nostre prestazioni. C'è comunque da dire che, insomma, questa è una squadra che deve lottare, lo ripeto, fino all'ultima giornata, in virtù anche della Coppa Italia, perché effettivamente abbiamo dei giocatori importanti, però abbiamo dei giocatori, insomma, delle scommesse, dei giocatori che negli anni precedenti vengono da stagioni un po' particolari e quindi hanno bisogno di essere aspettati, che purtroppo non assicurano grande continuità e quindi spesso ci sono sbalzi di prestazioni. E abbiamo dei problemi anche a centrocampo. Io ero intervenuto a dicembre perché è evidente che questa squadra fuori casa manifestava un attimino di difficoltà a livello caratteriale e quindi l'acquisto di D'Aleno e di Caputo erano anche in virtù di quello, anche per far rifiatare sia De Santis che Riondino. Puntualmente dopo la partita di Molfetta, dove si è visto sicuramente uno spirito di squadra più cattivo, più importante, D'Aleno ha subito questa squalifica di 3 anni e poi Caputo è andato via e quindi ci ritroviamo in una situazione, è questo che la gente deve capire, cioè qua Cagianelli, ripeto, oggi ha fatto una grande partita, veniva da un problema al ginocchio che mi ha un attimino influenzato ed è un 90, un 91, Ventura è un 91 e viene comunque, l'anno scorso giocava nel Fasano, di un ragazzo che ha grandi prospettive ma ha bisogno chiaramente di essere un attimino aspettato. Abbiamo costruito una squadra anche in prospettiva, è chiaro che tutti vorremmo vincere ogni domenica, pure il Barcellona, pure la Juventus e quant'altro. Noi lavoriamo per vincere, lo dimostrano i soli 2 pareggi che abbiamo fatto in tutto il campionato, è meglio fare solo 2 pareggi e vincere più partite, non fare tanti pareggi e vincere meno partite, quindi mi sembra che siamo la squadra che ha vinto di più. Vedendo, insomma, visto che il Molfetta oggi ha pareggiato e quindi ritengo che potremmo essere la squadra che ha vinto di più di tutti, però siamo la squadra che ha avuto più sconfitte. Dobbiamo trovare maggiore equilibrio da questo punto di vista per provare a superare il Molfetta, sapendo però di avere una competizione importantissima che è la Coppa Italia. Ecco, domenica si torna in trasferta, prima mercoledì invece si va a Napoli per la Coppa. Che cosa ha il Cerignola quando va in trasferta? Che cosa gli manca? Bah, noi rivedere, io poi mi rivedo un po' le partite. Col San Severo abbiamo fatto un buonissimo 20 minuti, ma anche non abbiamo sofferto tranne un'occasione. C'è stato questo gol regalato, se forse nessuno ha visto che c'era un rigore su di noi netto, fallo di mani per l'1-0. E poi c'è stato questo gol e siamo andati un attimino in... ci ha un po' colpito, anche perché non era stata una buona settimana. Abbiamo provato a reagire, abbiamo recuperato il 2-1, per poco riuscivamo a pareggiare. Ripeto, forse caratterialmente è una squadra a cui piace giocare a calcio, cerca di giocare a calcio, certe volte si esagera, come è successo anche oggi sull'1-0, con alcune cose superficiali che ti possono anche compromettere un risultato. La cattiveria, la malizia. È chiaro che, ripeto, l'acquisto di Savino D'Aleno era dovuto, era anche in virtù di questa, a mio modo di vedere, mancanza. È chiaro che ora cercheremo, pur avendo solo i 2 centrocampisti, io, a me piace giocare anche col 4-3-3, l'ho fatto solo una volta, e quindi soprattutto con squadre con cui devi fare risultato, soprattutto fuori casa, e quindi in questo momento devo valutare alcune situazioni di alcuni giocatori da mettere anche fuori ruolo, l'unico è Zotti che può fare anche il centrocampista, mo vediamo un attimino se riusciamo a, perlomeno, anche oggi eravamo praticamente 15, cioè con Perchio oppure con un menisco un attimino fuori posto, poi insomma ho convocato D'Ercole della Juniores, e abbiamo 2 impegni, cercheremo ora con la società, vediamo se riusciamo a migliorare l'organico.
Una parolina sulla Coppa, il Cerignola delle finaliste, diciamo, a livello nazionale è una delle poche che può combattere sia in campionato che in Coppa. Un motivo di vanto o cos'altro? Ah, io penso proprio di sì. Ci sono 3-4 nomi in questa squadra, ma la società penso sia orgogliosa di aver speso probabilmente meno rispetto agli altri anni. Siamo in due competizioni, non vediamo l'ora che la gente torni con quell'entusiasmo che io conosco, che secondo me è decisivo, anche perché ormai siamo alle battute finali, noi dobbiamo dare un segnale, soprattutto fuori casa, noi, io, i giocatori, perché chiaramente per giocare a Cerignola, per allenare a Cerignola, ci vogliono prima di tutti gli attributi. Io l'ho fatto già da giocatore e intendo farlo nel modo migliore anche da allenatore. Grazie mister.